Oh, sempre con questo rumore di pioggia, anche forse c'è anche dal vivo, no? Era stamattina forse. E oh, sono contentissimo di rimettere mano alla terza parte di questa Luck Mod, perché ho visto che anche sta facendo anche dei discreti numeri, per quanto è piccolo il mio canale, però sono molto contento che la gente lo sta apprezzando, non so. E ripeto, non vedevo l'ora di rimetterci mano perché c'è stato un weekend lungo. Poi ho avuto dei problemi con l'elettricità ieri, quindi non so, non ho potuto fare la live. Vabbè, che comunque adesso le farò più frequenti. Eravamo rimasti ai sotterranei, però rivedendo questi giorni, una run, mi sono ricordato che per essere più corretto. Aspetta, ok, fammi prendere un po' la confidenza. Per essere più corretti, allora ci ho perso già la mano, potremmo andare a prendere un'altra cosa. Non so se avete seguito bene, perché ho visto comunque chi ha visto il primo episodio, ho visto anche il secondo, quindi sono super contento. Vi ricordate la libreria che eravamo tornati, che poi in fondo a questo corridoio basta andare dritti dritti qua. Rifare il mega corridoio lungo. Nella biblioteca c'era un posto dove si poteva essere raggiunto. Qua c'era un muro. No, mi sa, raggiunto solo tramite il potere della nebbia che ora abbiamo. Perché io ci volevo andare più tardi, ma rivedendo appunto questa recente run mi sono ricordato che sarebbe più corretto andare lì. E per fortuna che se no, beh, non cambiava niente. Però meglio andarci adesso. Ora capirete perché. Perché lì c'è il prossimo potenziamento. E come tutti i Metroidvania, più potenziamenti abbiamo. Qua cos'è che c'era il famoso, no? Tasto. E più possiamo accedere a delle aree. Ok, la chat funziona, sì. E let's go, andiamo avanti. Qua ci sarà il solito corridoio lungo, ma non ci interessa. Che ormai noi siamo abbastanza potenziati. Il bicefalo. Perché ha due teste, giustamente. Ah no, è lo sprite non censurato che si vede un po' di sedere del secondo cefalo, ok. Qua ci sono i danari, come ben sappiamo. Perché adesso dove andremo? Vabbè, lo lascio vedere. Senza che. Perché poi nei sotterranei ovviamente ci dobbiamo andare, ma per un'altra questione. Perché io prima volevo farvi vedere anche il finale farlocco, giustamente. Perché se io andavo nei sotterranei quasi che rischiavo, no, rischiavo perché il gioco lo conosco, però di fare subito quello corretto senza volerlo. Vabbè, però in verità si può comunque. C'è un commento, però perché non me lo fa apparire sulla chat qui? Provo a resettarlo. Boh, non me lo fa vedere. Benvenuto alla chat room, però non me lo fa vedere, aspetta che forse lo apro dall'applicazione. Ecco. Riprova a riscriverlo chiunque tu sia, perché intanto io vado alla libreria. Ti diamo il benvenuto alla chat room, ma perché non me la fa vedere? Non capisco. Oh, proprio oggi che c'era da leggere non me lo fa apparire. Ho detto io. Ok, ciao Ale. Chi è questo personaggio? Chi? Quello che stiamo controllando. È Alucard, il figlio del conte Dracula. Anche perché Alucard è
Dracula Spelling viceversa. Allora, e adesso andremo a prendere un'abilità che ci serve, che ci permette, anzi andiamo a prendere due cose molto fighe. No, è qua, vero? Sì, è qua la biblioteca, ovvero una trasformazione in pipistrello. Sì, lui è molto fico, mi piace molto, uno dei personaggi iperefe. Allora, sì, bisogna andare qua. Aspetta, no, qua è chiuso. Dove bisogna? Esatto, la trasformazione del Murcielago, che comunque sarebbe più corretto. Qua è tradotto molto male. Eh sì, devo andare qui da questi che io li chiamavo i polmoni da piccolo, perché. Con la nostra soundtrack favorita, Wood Carving Partita, si chiama questa traccia. Il peso della cultura, ecco. Oh, perché non riesco a colpire questo? Oh, ormai non ci fanno più niente. Allora, perché qui adesso la scalinata va verso il basso. Esattamente. Per andare a prendere qua dobbiamo andare, esatto, su questo con il doppio salto. Vabbè, salviamo per sicurezza. E let's go, let's go. Perché questo gioco può finire in un'altra maniera, ovvero male. Perché adesso noi con la trasformazione di pipistrello possiamo andare direttamente nella scalinata del boss finale che vi ho fatto vedere la volta scorsa, se non sbaglio. Aspetta, controllo una cosa qui. Sì. Che qua c'era il boss. Questi gli uomini pulci armaturati, mamma mia. Qua c'era il boss o il boff, però qui non potevamo accedervi anche perché c'era il cancello, no? La nebbia può passare, noi siamo vampiri, quindi possiamo trasformarci in nebbia. Qua, esatto, la Bat Force, speriamo sia tradotta bene. Ottenuto pipistrell'alma, vabbè, qua l'hanno voluta fare così. Ma sembra che è aumentata anche l'energia, no? Non è vero, è perché io ho usato questo. Con che tasto era il pipistrello? Eccolo. Adesso possiamo andare. Ah, non posso ancora sparare. Ho premuto salto. Vabbè, forse c'ha anche una carica il pipistrello. Stelu, stelu, presto, presto, ritornerò. Qua ci sono altre aree, no? Qua è proprio tutto finito. Perché possiamo andare a prendere forse il nostro primo famiglio. Ah, e basta un po'. Ormai gli incantesimi non li uso neanche più perché comunque a livello di spadate ci siamo. Sì, qua no, non vado a risalvare perché tanto non. Quindi no, sbagliato. Ecco. Andiamo qua finalmente. Vabbè, posso anche tornare normale. Antiveleno, pozione e carta fata. Eccola qua. Che
che la equipiamo subito sulle relig... no, su famigli, fatta a livello 1, che però è una reliquia, e queste le carte dei famigli sono le uniche reliquie che non si attivano in automatico, perché giustamente essendocene un po' tu puoi decidere quale mettere, non è che li puoi attivare tutti, però le altre sono comunque, eccola arriva. As Master wishes. As Master Wishes, ok. Poi più la usiamo, più fa cose, tipo lei ti cura, ti resuscita, insomma fa da matti, è abbastanza utile. Quello, diciamo, il famiglio di supporto. Ti toglie gli status alterati, eccetera, eccetera. Adesso io salirei. Oggi vedremo forse il finale farlocco, poi tanto non succede niente perché una volta fatto basta resettare, cioè non salva, quindi... Ma non smetteremo solo con questo perché, visto che lo faremo tra pochi minuti... Ah, vedi? Ah, mi cura dall'antimaledizione, fortissimo. Oh, la striscia. Che stocco era? Questa è anche una delle quelle armi particolari. Infatti l'abbiamo droppata. L'antidicantropi, quando è che l'abbiamo presa? Manco... Spada a lama lunga. Adesso ve la faccio vedere che c'ha un attacco particolare, secondo me. Ah, poi devo farvi vedere l'asta scudo, che l'altra volta non l'ho spiegato perché non mi ricordavo il comandino segreto. Allora, la spada striscia fa quella mossa. Non fa tipo... così, no. Fa quella combo particolare, forse si fa... Eccola. La stocchè, beh, quella col quarto di luna semplicemente, però è molto scarsa, quindi la togliamo. Torniamo con la spada sacra che... Per ora è il top del top. Però non era male se la droppavamo prima, perché c'ha la stessa potenza dei pugni che abbiamo usato fino a poco fa. Quindi adesso niente, saliamo. Quindi oggi è stata una giornata un po'... Ho cominciato a farla tardi questa live. Oggi, tra l'altro, è la live di compleanno. Oggi compio ben 33 anni, questo è un po' memoria per me. E niente, ho dovuto finire dei lavori per il mio vero lavoro, che in verità spero sia questo. E niente, dove andiamo? Qua, alla torre dell'orologio. Dell'orologio, come diceva Minon. Ok, sì, no, perché poi c'è anche un'altra cosa lassù. Qua adesso poi non c'è proprio neanche più problema, perché volando possiamo veramente andare ovunque. Qua cos'è che c'è? Ah, non lo posso colpire. Sì, comunque il pipistrello prende il colore del mantello. Pipistrel fuoco, ecco. E ora possiamo sparare, perfetto. Un'altra reliquia, cioè senza che vado sul menu delle reliquie, avete già capito. Ah, c'era solo la croce, che però... Boh. Alucard come la usa? Ah, no, orca miseria, non... Per provarla, vedi, vabbè. Ancora non la posso usare, poi, perché... Dai, ho fatto la cavolata, va bene. Perché il menu... Ecco, dei cuori deve essere verde, però se siamo già al massimo così...
Quindi servono più di 77 cuori per poter utilizzare la croce. Ma penso faccia la stessa mossa di Richter, se non sbaglio. Ma perché non mi copre questa parte? Ok. Voglio esplorare tutta la mappa. Ma cavolo, ci sono. Dammi sto quadrato. Non fare il bifidus, vabbè. Esatto, qual era il trick che vi dicevo? Che tu saltando potevi già arrivare qua. Ok. Ma perché non mi copre questi quadratini? È buggato? Vabbè che con la trasformazione così... Adesso mi divento normale perché ho finito la magia. Prendo questa, almeno la posso usare. Oh, ah, no, niente. Ok. Ripassiamo molto velocemente. Ai ai ai, nella torre dell'orologio. Cioè, ormai sciottiamo tutti, eh. Oh, la boccetta, la mia prefe. Ai 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 ai, occhio, 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 occhio. Oh, oh, oh. Potion, vedi, lei ti cura pure. Di 100 punti, fortissimo, mamma mia. Salvato in corner, eh. Che... ho avuto molta fortuna, forse perché... la ho veramente, grazie alla luck mod. Pare che mi fa di più questa gente. E dai, non mi scassare. La fata è straforte, proprio ti supporta in una maniera finta. Poi loro ce l'avevano droppata questa spada. Ok, andiamo, andiamo, andiamo. Sì, ciao, ho sbagliato. Cash sempre utile. Ormai questi non ci fanno più paura. Tanto io... Ah beh, bastava già con il dash della trasformazione. Un dollaro. Perfetto. Qua c'era Karasuman. Dove ricordiamo Karasu vuol dire corvo in giapponese. Adesso io salvo perché vi faccio vedere il finale farlocco e vi faccio capire perché il gioco continua. Qua c'è il salvataggio, giusto? Perfetto. Forse non dovevo dire che è un finale farlocco, però... il gioco ancora è ben lungi dall'essere terminato. Infatti ora uno dice, beh cavolo, c'ho la trasformazione di pipistrello, vado qui, no? Dove
Ecco, qua c'è il tasto, il bottone segreto per far cadere questo, come abbiamo visto nel prologo. Almeno prendo un po' di cavolate qua. Oh, il busto di platino, però qua quasi che vado a salvare, perché dopo non c'ho voglia di riprenderli, perché adesso noi andando a fare il finale farlocco non ci salvano. Ah, poi c'è una robetta, c'è il secondo fa... Ma andiamo a prendere addirittura il secondo famiglio, che mi ricordo che qua, bello che questo gioco è il primo mix tra 2D e 3D di Castlevania. Qua cos'è che... Ah, i soldi, guarda i soldi. Qua c'è, dovrebbe essere un altro, no, il secondo, un altro famiglio. Guarda che roba, questo è utilissimo. Max vita, max cuori, c'è un sacco di roba qua. Eccolo, carta dello spettro. Cavoli, qua andiamo a nozze. Due aumenti di vita e due aumenti di cuori. Questo non è un cancello qualsiasi, no, non c'entra niente con... Non c'entra niente con la nebbia, perfetto. Abbiamo preso tutto. Sì. Andiamo a salvare un attimino. E poi andiamo nella sala del trono di Dracula. Così abbiamo un'esperienza completa. La full experience, la full lore. O lore, come ci piace dire. No, in verità volevo vedere se ci arrivavo solo con lo scatto della nebbia, perché ancora con la nebbia non possiamo fare degli scatti esatti. No. Vabbè, questo lo vado, non vado a risalvare per questo. I've been waiting for you. Richter, why would a Belmont ever plan to resurrect Count Dracula? Dracula rises once a century, one chance for each Belmont to shine, and then we're finished, forgotten. If I bring him back now, the battle can last for eternity. Oh, occhio, Grand Cross. Oh, tocca stare attenti, che ci frega, Difesa magica c'ha. E come facciamo allora? Devo cambiare per... Non ho capito, devo cambiare spada? Perché... Ah, visto che vi faccio vedere l'asta scudo. L'asta scudo fa così. Comunque c'ha abbastanza attacco. Va abbinata ad uno scudo prima che muoio. Oh, grande che mi sta curando, mi sta salvando veramente. Vabbè, forse... No, forse non è l'arma più adatta. C'è qualcosa che mi fa... no, vabbè, la mazza... Beh, no, in verità è forte perché più di 31 è la spada sacra, ma pare che con lui non funzioni. Vabbè, se vuoi faccio vedere questo missile magico. Ah. Cosa fa? Ah, fa l'Hydro Storm.
Ah, è vero che dopo un po' faceva l'Hydrostorm, io gli ho sparato sta cosetta, ma non gli ha fatto granché. Proviamo con la mazza sacra, boh. Oh, niente, sta forte. Mi ha massacrato. Ah. No, adesso che sappiamo ci andiamo con... Aspetta, mi ricordavo fosse così forte Richter. Oh. Ci andiamo con una spada già calibrata, allora. Mi ricordavo veramente, veramente tosto. Quindi lui è immune a questo. Praticamente l'asta scudo cosa fa? Ve la faccio vedere. Se tu premi scudo e quadrato e tondo insieme, quindi mano destra e mano sinistra, ogni scudo che ho gli dà un effetto. Per esempio, noi adesso abbiamo lo scudo del cavaliere che ci dà attacco più, per dire. E ogni scudo c'ha il suo effetto, per dire. Lo scudo. Adesso ne proviamo a mettere un altro. È che non abbiamo molti ancora. Tipo lo scudo di cuoio, manco lo voglio provare. No, invece ve lo faccio vedere perché faceva una cosa divertente, mi ricordo. È quello della vacca, sì. E la mucca cos'è che fa? Oh, difesa più, dici niente. Oh, intanto ci stiamo boostando. Vabbè, rimettiamo lo scudo del cavaliere. Ah, comunque solo due ne abbiamo. E... Ah, l'asta scudo dà così tanto, dà 52 di attacco. Di 51 volevo dire. Allora teniamo questa, dai. Attacchiamo con... Attacchiamo con questo. Anche perché mi pare che lui era immune alla magia, diceva. Potrebbe essere un problema per questa run. Poi devo avere un tot... Oh. Il famiglio c'è? Ah, intanto avete visto. Ah sì, solo che sarà... I've been waiting for you. Richter. Vabbè, skippiamo, abbiamo già visto. Oh, 1, 2. 1, 2. Questi gli sto facendo una barca. Ah, già fa la... Power, my greatest attack. Ah, però con la difesa, vedi? Ma dov'è il famiglio? Dice che è attivo, ma non c'è. Però già siamo arrivati a sta fase, perché con il boost dell'asta scudo... No, è finito adesso il boost della difesa. Però non ho capito perché la fata se n'è andata. Niente, la fata se n'è andata. Ci ha lasciato così. Anche se era attivo, avete visto sulle opzioni era attivo. Forse la bisogna riaccendere ogni volta. C'è sto mini bug, chiamiamo. Comunque. Siamo a 3 ore a 60% di esplorazione. Quindi qua mettiamo l'asta scudo, che è l'arma più forte. Ah, beh, dà anche un botto di difesa in più l'asta scudo. Ah no, possiamo mettere anche il busto di platino, perché l'abbiamo trovato. L'abbiamo trovato lì sopra, dicevamo. Ma il famiglio dov'è? Già di livello 3 lei, relique. Ma perché non c'è? Carta off. Ah, forse perché non è compatibile con l'asta scudo. Vediamo se io metto un'arma qualsiasi, vabbè, la mia solita.
No, non c'entra niente, boh, sto ipotizzando. Off, on. Pare assurdo, perché non c'è più lei? C'è un bug che non appaia. Andiamo a capire un attimo. Si attivo lo spettro. Non ha un dialogo lui, no? E c'è lo spettro. Io invece voglio la fata. Eccola. Boh, era un bug forse, non lo so. Vabbè, le faccio ridere. Richter, why would a Belmont ever plan to resurrect Count Dracula? Dracula rises once a century. One chance for each Belmont to shine, and then we're finished. Forgotten. If I bring him back now, the battle can last for eternity. Perché prima mi devo boostare. Such power, my greatest attack. E c'ha l'Hydro Storm. Mi fa 12 però, Porca miseria. Non mi ha fatto in tempo a curare. Però è meglio che prima faccio anche la magia della mucca, che prima ci ha fatto l'Hydro Storm, ci toglieva solo uno anziché 14, che mica è poco, Oh, per fortuna che questo doveva essere un extra, perché il finale è farlocco, no? Sì. Prima faccio lui, poi di nuovo lei. Ok, adesso salvo perché pare che dopo si bugga. Tanto ci abbiamo tutto, busto di platino. No, su equip, yes. Prima quella della mucca perché comunque questa era una delle armi più forti del gioco. Difesa up, perfect. Che in teoria questi sono cumulabili perché prima l'Hydro Storm mi toglieva poco, adesso skippiamo. Ah, fai Grand Cross. Quindi toglie tutto uno. Oh, ma che maledetto. Such power, my greatest attack.
Questo è veramente il greatest attack, non solo per i meme, perché... Rifaccio questo perché mi sa che è svanito. È svanito anche la difesa potenziata. Rimetto quell'altro. Oh, ma stavo basso, dai, però. Ecco. It's over, Belmont. So, the war between humans and vampires finally ends here. What need for the shepherd when the wolves have all gone, huh? My time, it's over now. Stato con un critico, mi stava pure curando. Un FMV, attenzione, full motion video. Il castello scompare e quindi abbiamo vinto, basta. Mankind knows little but war and desperation. What other way of life did Belmont know? He and father chose the same path. Farewell, homeland. I shall never see your beauty again. Il mio sguardo più non si poserà, bello. E questo era il finale farlocco, tra l'altro musica bellissima. E non so, quasi da skippare perché tanto dobbiamo proseguire con la nostra run. Sì, stavo leggendo delle cose e sì. Koji Igarashi. Mi dispiace troppo, troppo bella sta musica, però adesso tra un po' andiamo avanti. Scrivo una cosetta, in caso poi su YouTube voi andate avanti e io voglio, sto controllando una cosa. Comunque ci stiamo con i tempi. Comunque Richter è cattivo, non si sa perché. Adesso infatti devo spiegare un po' di lore durante questa scena. Perché lui aveva sconfitto Dracula e quindi pare che adesso cos'è che ha detto lo vuole risuscitare perché così la sua battaglia durerà in eterno e si gasa, no?
E arrivo, eh. E ok. Quindi io mi ricordo quando l'ho visto per la prima volta sto gioco, che ce l'aveva mio fratello masterizzato. Lui dice: vabbè, ma se io devo arrivare lì, quella è la zona finale del castello, come si fa ad andare avanti, no? Ci deve essere qualcosa di particolare, perché le abilità ce le ho già tutte, però comunque, come avete visto, il castello è ancora ampio, ci si possono sbloccare diverse robette. Ecco, rimetto l'app di Twitch e poi adesso lo rispiego con calma, perché a costo di ripetermi, perché magari qualcuno qua andrà, skipperà, andrà avanti. Comunque non c'è rimasto molto, credo. E quindi vi spiego meglio come funziona. Madonna, mi sto incasinando con le app e tutto, allora. E si resetta il gioco perché giustamente non salva. Ripeti. E siamo qui. Ok, adesso che abbiamo visto che uccidendo Richter non si risolve niente, dove caspita andiamo? Innanzitutto, aspetta, andiamo a esplorare questa parte qua. Dice, come si fa a fare il vero finale? Andiamo dove ancora non siamo stati. Tra l'altro vorrei tornare all'Horrocks Quarter. Vi ricordate che c'era un luogo dove non potevamo andare? Che tra l'altro, grazie, ci andiamo col teletrasporto. Perfetto, facciamo questo programma. Io volevo esplorare qui per vedere se c'era qualcosa di particolare. Ah, capirai, questi mi fanno la fuga adesso. Guarda sta faccia, non l'avevo mai vista, giuro, bellissima. Ogni run scopro qualcosa di divertente. Eccoli, in faccia di. Ma io rimetto la mia spadozza. La spada. Ah, poi cavolo, mi dava anche la difesa, lol, l'asta scudo. Cioè, l'asta scudo best weapon, eh. Ah, infatti c'era qualcosa qui, mi ricordavo. C'è una robetta qui. Dai, dai, uccidi, no? Potere nebbia. Molto generico, ma che potere nebbia è? È quello. Ah, beh, no, estende solo il tempo della trasformazione. Quindi adesso io posso sviaggiarci un po'. Prima potevo solo attraversare, fare un mini scattino. Invece adesso ci possiamo proprio sviaggiare e schivare un botto di colpi in questa maniera. Perché sta fuori. La nebbia è fortissima. Poi ci sarà il terzo potenziamento, che è ancora più sgravo. È molto utile anche per schivare i colpi, eccetera, eccetera. Quindi durante i crediti che voi avete skippato, sicuramente ho detto che Belmont non può essere il boss finale, perché sicuramente c'è qualcosa che non va, no? E quindi il castello è ancora, ce n'è parecchio da esplorare, siamo solo al 60%, se non di più, perché non vi voglio spoilerare. E aspetta, qua voglio andare in questi quadrati centrali. Possiamo
possibile mai che non me lo dà... Che non me lo dà... Come si dice? Esplorato sto pezzo. Mi dà un fastidio. Tanto ci dovremo tornare. E adesso andiamo qui. Ci sono altri luoghi. A voi ci sono delle cose da prendere. Poi tocca prendere prima il sonar. A voi. E andiamo a quello del Capricorno, perché ho rivisto la mia live recentemente. Eccolo, proprio questo. Perché così facendo possiamo andare in questo luogo segreto. Cioè non è segreto, adesso che possiamo volare andiamo quassù. Sono i soliti nostri amici. Oh, a proposito, ma il famiglio è sempre... Oh, ma come mai sto bug qui? Dai, per favore. Boh, scompare ogni tanto, mi dà un fastidio. Lo stocco, ma è forte sto stocco? E beh, da 46 però mi abbassa la difesa di 2. Però io la metterei perché... Ah, perché mi toglie lo scudo, però... Ah, va verso l'avanti, bellissimo. Dai, teniamolo. Ok. Questo è molto particolare. Ah, ho capito dove siamo qui. Sono voluto buttare apposta perché almeno esploriamo prima il basso. Esatto, qua c'è un segreto. Cos'è che c'era qui? Ah, un altro famiglio. La spada, che è il famiglio più forte, che poi ci farà eseguire anche un incantesimo. Ve lo faccio vedere temporaneamente, poi dopo diventerà il nostro main, probabilmente. Carta spada. Are you worthy to wield me? È fortissimo. Poi c'ha Sword Brother, che è l'incantesimo. Poi riteniamo la fata. Ah, c'è anche un altro. Ah, qua c'è un salvataggio. Ottimo. Ottimo. Allora, poi con la fata ci devo fare un trofeo che ho scoperto. E let's go. Qua voglio andare giù perché qua è bello qua giù. Quanto mi ha fatto? Qua c'è la fontana che diventa rossa.
E a due mani, cavolo, un mega stocco a due mani. Qua mi sa che ci ricolleghiamo da un'altra parte. Quindi passiamo. Accendiamo dopo. Adesso saliamo, saliamo, saliamo. Leva la roba. Torniamo qui. Ok, no, volevo capire. Ah, ok, qua non c'è niente di strano. Boh, non me la prende, non importa. Torniamo qua su. Perché in realtà è molto importante fare ogni scacchetto della mappa. Sa che prima dobbiamo andare qua su e poi giù. Ah, non posso fare più il trucchetto perché è una spada a due mani. Ah, vedo qua, vedi, ci voleva un pipistrello, se non ci potevi andare. Vabbè, che bosse. Eh sì. Giustamente c'è Horrox. Oh, stiamo molto molto calmi. Uno, due. Uno, due. Già morto mentre faceva la sua Genkidama malefica. Ma invece no, è vero. Quindi niente, abbiamo completato gli Horrox Quarter. Lui cos'è che dava? C'era una stanzetta qua, infatti. Dava un potenziamento sicuro. Comunque sto stocco sì è forte, ma... Oh! Pipistrello eco. E quindi siamo al top, perché... Questo è fondamentale... Per andare avanti. Adesso vi faccio vedere. Quando sei in modalità pipistrello. No, con che tasto si fa? Fa un eco. Perché dopo ci sarà un luogo buio. L'unico. Cioè, praticamente sto stabilità serve solo per una sezione che dura veramente pochissimo.
Adesso andiamo giù. Che a volte vedi che è immune, non so perché non mi fa del male. Ah, perché se sto dando la stoccata non mi considera danno da contatto, mi pare di aver capito, ma è troppo forte allora. Però è molto lenta, per carità. Eh sì, ci andiamo a ricollegare lì. Esattamente, vi ricordate? Questo si abbassa e siamo alla cattedrale. Però ancora non possiamo andare in quel corridoio lì, sinceramente. Però sai cosa facciamo? Scendiamo giù dove rifacciamo la cappella al contrario. Giusto per il gusto di sfrangerlo. Comunque qua nel confessionale che vi ho fatto vedere nella prima run, mi sono informato bene, sì, non succede niente alla fine, però ci sono diverse soluzioni che possono capitare. Tipo questo è prete. Questo è prete buono con grappa, perché può capitare prete buono senza grappa. Qua tradotto su prete buono con grappa, oppure prete cattivo, quello che mi accoltella e gli fa un danno, vabbè, ci interessa. E dall'altra parte può capitare donna penitente che piange. E niente, fa così all'infinito, credo. E poi che può capitare anche la non penitente cattiva, se non no, è sempre questa, è quella buona sempre, sì. Vabbè, tanto capiterà adesso. Eccola, questa è quella evil. Vedi, fa e mi fa un danno, wow. Basta, non succede nient'altro. Quindi torniamo indietro perché prendiamo i rimasugli qua. Stiamo facendo proprio una bella run completa. Esatto, da qui prendiamo tutte le cose nascoste. Là l'avevo già presa. No, perché dice che qua non l'ho presa, che l'ho presa? Qua c'ero già andato, se non sbaglio, perché si poteva accedere già da qui. E infatti non c'è... Ah, beh... È possibile mai? Vuol dire che anche questo è preso. Questo non si poteva prendere. C'era anche della vita. Questo ancora tolgono, eh.
il pendolino pendente magico. Vediamo cosa fanno questi due strumenti. L'anche della vita. Anche aumenta potere e oggetti di guarigione, per carità, non ci interessa. Aumenta la velocità di ripristino di DPS. Boh, non mi interessa. E abbiamo visto tutto qua. Però è una casupola inesistente. Comunque sì, dai, abbiamo ancora un'oretta forse, perché abbiamo cominciato più delle 7, quindi poi dopo io c'ho una fame. Cavolo, è il mio compleanno, ma neanche una cena decente. Vabbè, non me ne frega niente. Vado a fare un kebab allora. Ok, let's go. Oh, possiamo accedere anche a quest'area qui, che mi scocciava non averla fatta. Quindi ricordate, nella zona del boss. Esattamente qua. Ah, c'è un altro famiglio, la pipistrella. Pipistrello è un altro famiglio molto figo, non mi ricordo cosa fa. Dice qualcosa? Ah, però mi ricordo che se io mi trasformo in pipistrello, mi sta in formazione e spara pure lui. È tipo una option dei sparatutto. Fatta di livello 4, vai, vai, vai. Mancano. Vai, alla fine, ridendo e scherzando, ci siamo fatti parecchi famigli. Poi da qui scendiamo. Andiamo giù, 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 qua abbiamo già preso tutto. Perché se facciamo i sotterranei senza pipistrello era un po' una palla, insomma, si possono fare lo stesso, ma ci perdevamo un botto di roba. Perché almeno qua siamo sul sicuro. Sì, lì volendo c'è anche il teletrasporto. Più vorrei approfittare di tornare anche alla zona. Dove caspita sono andato? C'è un salvataggio qui, ma da quando? Ma lol. Sì, perché passiamo, andiamo direttamente. Questa è l'entrata del laboratorio alchemico. Poi dopo tagliamo per Cthulhu lì, quella faccenda lì.
alla fine ci torniamo sempre qui, eh. Ah, è vero, qua possiamo fare quel trick che ci entra da pipistrello. E si apre la porta qui. Esatto, vedi? E prendiamo la mela di vita e la spada gioiello. Guarda, l'acqua ancora mi fa male. Praticamente la spada gioiello è figa perché trasforma tutti in... in gioielli, quelli da vendere, quindi è una figata. La mela di vita guarisce solo per famiglie, va bene. Voilà. Oh. Qua cos'è che c'è? Mica mi ricordo. Ah, tanto io se fo così sono immune. Oh, ma quanto è forte questo. No, una paura, aspetta, fammi curare. Fammi curare formaggio, vabbè. Anche il brasato che non stanca mai. E questo ci stava per fregare. Lasci qualcosa? No. Sto pezzo sai che non me lo ricordo per niente. Cosa c'era? Addirittura. Qua un salvataggio era palese. Ma cos'è che c'è? Giuro. Comunque se io rispettassi il tempo di gioco della mia prima run su questa console, in 3-4 puntate si finiva, perché... Ah, la corazza Cooley? No, c'entra... Corazza sacra. Vabbè, però sembra più forte, non mi abbassa niente... Ma aumenta solo di uno, ok, va bene. Tutto sto casino. Na 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 na. Do le boccette top come sempre.
Na 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 na. Da quando è che ci hanno messo questi qua? Oh, ci hanno rimesso lui qua, poveretto, da solo. Oh, si è rialzato per la prima volta. Questa è la porta che non si poteva mai aprire. Un po' di cash. E un'abilità del lupo, potere lupino. Dai, per favore, lupino mi fa spanzare. E qual è il potere lupino? Fammi capire. Il potere lupino abbiamo preso qua. Quanto mi fa ridere sta traduzione. Potere lupino, corri rapido come un lupo. E vabbè, fin qui. Sì, praticamente abbiamo preso questa. Che si fa mezzaluna. No, aspetta, com'era? Ecco. Così puoi trapassare. Esatto. Guarda che roba, è super veloce, bellissimo. E beh, ah beh, qua perché non potevamo andarci? Perché ci torniamo dopo, come ben sappiamo. Ah, si è connesso qualcuno, vero? Buondì, anzi buonasera chiunque tu sia. Stiamo facendo la luck mode di Castlevania Symphony of the Night, ovvero quella modalità in cui tutte le nostre statistiche sono abbassate tranne la fortuna, per poter, come dire, accedere a delle armi super rare, ok? Potere lupino, quanto mi fa spanzare. Stiamo giocando la versione di Castlevania Requiem, quindi quella su PS4, con una tradizione, una traduzione veramente barbina. Tra l'altro anche il doppiaggio è cambiato, tipo non c'è più la classica frase dell'inizio, eccetera eccetera. Va bene. Ok, qua torniamo su. E dai dai dai. Qua si può tagliare qua. Perché adesso dobbiamo tornare dove abbiamo iniziato la live di questo episodio. Perché andiamo ai sotterranei. C'è un modo più veloce? No, abbiamo esplorato tutto quello che c'era da esplorare. Io sì, faccio questo percorso a S. E torniamo su, sì, questo percorso a S dove c'erano dei nemici forti. Ma se già l'abbiamo battuti quella volta, li possiamo battere anche ora che siamo 10.000 volte più forti. Però per sicurezza facciamo comunque la magia. A posto. Ti dicevo che questo si chiama Cthulhu, no? Poi c'è un mostro che è praticamente Cthulhu e c'ha un altro nome, ma almeno... No, vabbè. Vabbè, adesso non stiamo a ucciderli questi. Non è che vabbè. E dai dai dai, qua saliamo. Sì, tanto è una formazione AS. Io sei... Oh, ma sei un maledetto allora. Ma è anche cuore di ferro. Non ci spaventa più.
sti Bayonetta mi hanno fatto pensare che c'è un Metroidvania che mi sono segnato, che è un rip-off spaventoso. Cioè, non è un fan-made, purtroppo è commerciato su... cioè, è vendibile su Switch e PC. Oh, scudo cavaliere, grande. E praticamente è il Metroidvania ambientato con i personaggi di Toho, che è del sparatutto, Bullet Hell, no? L'unica roba bella è che almeno hanno mixato un po' il Metroidvania con le meccaniche Bullet Hell. Però ci sono molti mostri, molti sprite, sono riciclati. Cioè, non è che sono riciclati, sono ricalcati da Symphony of the Night, palesemente. Certo, da essere copio mi compiti, ma... qua farei anche un'altra cosa addirittura. No, prima andiamo, vediamo. È vero, perché io corno il pipistrello. Posso andare anche qua, in verità. Ah, mi fa male il ginocchio. Qua, esatto, non c'era niente di che, mi ricordo. Poi, vabbè, non dico niente. Ah, invece no, non è che non c'è niente di che. Ci sono i saltastivali che praticamente mi fanno fare giù su salto e posso andare subito così. Questa è un'abilità che c'ha anche Richter nella sua run, ed è per questo che può skippare tutti i boss, no? Mi sa che la mela di vita è quella che ti fa risuscitare se c'hai equipata la fata. Infatti è un peccato sprecarla in caso. Ok, questo si apre con il fermatempo, ma adesso noi andiamo nei sotterranei, questo ci pensiamo un'altra volta. Questa spada non mi convince troppo, sinceramente. Forte, per carità, ma è mega lenta. Poi tipo questi qui tipo mica me li fa colpire. Mi piaceva quella che avevamo droppato con la fatica, ovvero la spada sacra. E qua mettiamo lo scudo cavaliere. Se volevo dire sì. Beh, quasi quasi. Questa non trasforma i nemici in gioiello, ma manco dici che è tanto più debole. Devo andare qua, sì. È lievemente più debole di quella. Poi non me li sta trasformando, sinceramente. Ah, eccoli, va, vedi. Teniamoci il tempo fermo. No, dai, prendiamo. L'acqua marina. E sì, e andiamo ai sotterranei, dove avevamo cominciato la run di oggi, cioè la diretta di oggi. Salviamo. Ok, qua siamo tornati qui come all'inizio di questa run, di questo episodio, però più potenziati. Abbiamo visto il finale alternativo, bad ending, e potete recuperare tutto su YouTube, ovviamente. Però prima avevamo deciso di andare prima di qua, che non mi ricordo cosa c'è. No. Vedi, è un tunnel parallelo a quello. Qua c'è una porta. Ah, qua c'è il famoso cassetto.
che grazie a questo cassetto noi riusciamo ad andare qua. Ah, pensavo ci fosse il muro segreto. Qua c'era qualche muro segreto, sai che non ricordo. Va bene. Ah, un'altra persona che ci segue, ricordo che stiamo facendo la... per chi si fosse sintonizzato solo ora, la Luck Mode di Castlevania. Ah, ok, qua andiamo direttamente... al sotterraneo. Ok, perfetto. Infatti alla fine erano due modi per scendere. L'altro saremmo scesi da qui. Anzi, voglio far vedere una cosa, perché visto che abbiamo fatto il finale farlocco, ho detto come si fa invece quello normale. E qua c'è un... non un indizio, ma un... qua? Qua perché hanno fatto ste robe? C'era per caso? Infatti possiamo fare giù su salto e fare molto prima giù su salto e arrivare qua. Aspetta, di qua? Cosa c'era? Ah, $400. Ok, sì, proprio qui volevo andare. Quindi siamo scesi da entrambi i lati per farvi vedere. Boccetta forever. Però qui alla fine abbiamo farmato un po' di soldi. Però voglio rimettere la mia spada sacra, che abbiamo appunto droppato grazie alla Luck Mode. Qua spadone, era forte. Scozzese a due mani, non lo so, non abbassa nessuna statistica a parte la difesa, però perché ha due mani. Ah, lentissimo, c'ha qualche gimmick? No, mi pare non c'ha nessuna gimmick particolare. Ah, ok, allora niente, andiamo su spada sacra e rimettiamo lo scudo del cavaliere. Che ricordiamo, perché si fosse connesso solo ora, perché ho visto che si sono connessi un paio, che la Luck Mode di questo Metroidvania, se no il capostipite insieme a Super Metroid dei Metroidvania, abbiamo tutte le stats abbassate, ma abbiamo la fortuna al massimo. Quindi è una run che inizialmente è molto difficile, perché avendo tutte le statistiche abbassate, tipo i primi boss ti shottano. La pietra luna, cos'è che faceva? Mi sa che era quella che aumenta dopo il tramonto, è vero. Infatti non si sa da cosa dipende, perché che orario di gioco legge. Infatti adesso non le nostre stat, queste le aumenta tutte. E quindi le lo mettiamo. Ok, andiamo qui, c'è un salvataggio, sì. Mentre di là non c'è il salvataggio, ma adesso vedete cosa c'è. Tanto il tramonto è tramontato. Per me leggeva i dati, l'orario di gioco, perché adesso abbiamo le statistiche alzate. E qua c'è questo pseudo salvataggio fake. Andiamo a capire. Cioè io lo so già, ovviamente. Questo gioco lo conosco a memoria, è uno dei miei preferiti di sempre, e abbiamo già visto, per chi si fosse connesso, diciamo il finale finto. Mother! Alucard, is that you? I'm coming, mother. I'll save you. No, Alucard, stay away. Mother. It's all right. If my death can save others, I gladly surrender my life. No, I won't let this happen. It's too late. Just stay with me. Hear my last words to you. Yes, mother. Humans. You cannot live with them. You can only hate them. Do them harm. What? Theirs is such a hard lot. Release them from their pain.
Begin with the ones who killed me. No, it wasn't like this. Alucard, what's wrong? My mother never said such a thing. What do you mean? I am your mother. Do as I say. Release them. Kill them. No. You are not my mother. What kind of demon are you? Strong enough to break my spell, I like that. You deserve worse than death for this, demon. Then give it to me, little boy. Don't be shy. E parte questa boss fight. Comunque Lisa era la madre di Alucard, nonché appunto compagna di Dracula, che hanno dato alla luce Alucard, giustamente. Mezzo che non è proprio totalmente vampiro. Comunque bellissimi i ritratti fatti, dicevo, da Ayami Kojima, questa disegnatrice, credo. Uno, due. Ok, questa è la magia più forte. Ah beh, già morta. Darkling, I smell your blood, your hunger. That strength, that beauty. You really are the son of Lord Dracula. Death in the dream world will set your soul wandering for eternity, demon. Wait! I beg of you! No! Allora, è successa una cosa divertente. In verità non ho visto, cioè non ho visto cosa è successo, se non nella live, perché c'è stato un contrattempo con la TV. Praticamente mio fratello mi sta inviando dei video con la Chromecast per sbaglio, vabbè, pazienza, dal piano di sopra, non so. E vabbè, io il gioco lo so a memoria, so benissimo cosa è successo. Vedete, comunque potenza fisico, intelligenza e basta, sono molto basse, mentre la fortuna è al massimo. E abbiamo sbloccato l'anello d'oro. Cos'è l'anello d'oro? Per fare il vero finale, guarda, bisogna avere questo anello. Che c'è scritto? Indossa Torre. Mancano delle parole. Quindi, trovandone un altro, che vi spoilerò che è l'anello d'argento, ma guarda un po', riusciremo a comporre una frase. Quindi andiamo a salvare. Comunque non so dove far concludere questo secondo episodio, sinceramente. Perché abbiamo fatto tanto oggi, sono le 9. No, ancora non sono neanche le 9, quindi no, ancora un po' giochiamo. Almeno due orette a puntata. Quindi verso le 9:20 cominciamo a staccare. Quindi in questa mezz'oretta cosa facciamo? Andiamo giù e facciamo il boss dei sotterranei, assolutamente. Poi anche se viene un po' più lunga non importa, ma comunque pensiamo di farcela. Ok, qua cosa c'è? Il salvataggio, immagino, sì, di quest'area, infatti perfetto, level design eccellente. Comunque se questi che seguono sono dei neofiti o dei... oppure, diciamo, non sono conoscenti di questo canale, io sono un grande appassionato di giochi bidimensionali, soprattutto, cioè, Symphony of the Night è uno dei giochi miei preferiti di sempre per sempre, anche se l'ho finito solo due volte, ma è sufficiente perché è veramente lungo. Davvero? Something about this wall. Ma cavolo, questo indizio non me lo ricordavo. E cosa si poteva fare con questo muro? Ah, forse per terra questa.
No, ah, esatto. Sì. Sì, allora me lo ricordo, sì. Ottimo. Ah, però qua c'è il ferryman, quello che avevamo visto con il binocolo. Però ancora noi non possiamo cadere in acqua, assolutamente. E dopo questa run, luck, farò quella di Richter, che non l'ho mai fatta. Ah, c'è già il boss, perfetto. Wow, fortissimo. Cioè, ti giuro, come facciamo a essere già così sgravi che è la luck mod? Vabbè, a parte che noi siamo pipistrelli, possiamo fare così per non rischiare il platforming, diciamo. Perché dopo l'acqua si... Ah, no, no. Assolutamente rischioso. Il basato brasato. Che succede? Mi è saltato il volume. Ah, no, ok. Per un attimo... Sì, perché io sapevo che c'è... Anche questo è uno degli sprite più fighi di sempre. Oh, sono un po' incastrato. Anche qua parte la soundtrack Festival of Servant, bellissimo. Uno, due. Ah, già morto. Ok. Come avete visto, già una gran parte della situa è già risolta. K cristallo. Era forte. Finalmente cambiamo la K. Sì, ci aumenta anche un po' di fisico. Il resto rimane più o meno invariato. Basta che... non cala la fortuna che ci tengo. E sì, aumenta un po' di fisicità, penso sia la difesa, intelligenza. E chiaramente la difesa. Ok, let's go. Bellissima viola, così adesso il nostro pipistrello è viola. Molto, molto bene. Andiamo qui, che l'acqua si è abbassata. La scimitarra, che ne avevamo già una, perché io mi ricordo che ho già fatto la battuta, la sciamara. No, ce n'era una sola. Spada curva, però è molto scarsa. C'ha qualche colpo particolare? No. E allora l'altra cosa, cioè, se una si chiama scimitarra, l'altra come si chiamava, scusa? Scimitarra, ma allora vedi che sta traduzione... mi si riconferma una cazzata, dai, per favore, due armi uguali. Oh, qua sembra che... no. Vabbè, let's go, let's go, let's go. Qua si torna indietro per forza. C'è sto effetto sonoro perché... ah no, è quello dell'acqua. Pensavo fosse quello dei danni perché... Alucard non può. Niente, facciamo tutta sta questione. Sì. Ancora di sotto non possiamo andarci, che lì forse arriva il caronte della situa. Risalviamo. E oggi facciamo un bel pezzetto. Poi cercherò di essere più costante perché... allora, poi sta K è mezza trasparente. Bella, bella, bella. Il ciambotto. Qua bisogna tappare, per far affogare questi poverini.
Shiitake? Qua ancora l'acqua mi fa male, non conviene fare nulla. Quindi questo territorio è il più bifido da esplorare, perché bisogna trovare il boccaglio, che è tipo la scaglia per diventare... Ah no, perché dipende. Cioè, insomma, ci rendi invulnerabili all'acqua, perché comunque i vampiri l'acqua non è che gli garba troppo, eh. Lì c'era un ponte di legno, aspetta, ve lo faccio vedere per capire. Fatto in questa maniera, ok? Guardate qua. Lì c'è il pentagramma, non ci interessa. Qua c'è la cascata, mi ricordavo, infatti. Oh. Lui fa cadere questo qua. È apparso qualcosa vicino al ponte. Intanto abbiamo preso lo scudo araldo, che è forte. Allora voi sarete curiosi di che mossa fa con l'asta scudo, no? Avevo detto che ogni scudo ha la sua abilità. Questo cava, esatto, uno sprite bello, mi ricordo. Protezione da fuoco, da lampo e basta. Rimettiamo la spada sacra. Che significa che se metto la spada sacra faccio peggio? Lo tengo l'asta scudo. E sì, mi dà anche più difesa, cavoli. Ma anche prima era così, vabbè. Quindi è apparso qualcosa. Lì ci ha fatto vedere che quel barile lanciato da quello può distruggere quel tipo di ponte. Noi quel tipo di ponte lo abbiamo visto poco fa. Ah, loro droppano il tirapugni. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna saltare lui. Farsi inseguire. No. Ah no, ok. Va solo in una direzione, quindi bisogna fare così. Resettarlo. Poi lui c'ha solo un barile alla volta, vero? Ah, lui droppa le banane, ottimo. Sì, bisogna farci seguire un po'. Appena vedo la sua testolina, vado avanti. Ce lo deve schiantare qua sto barile. Me lo schianti per favore. Perfetto. Grazie mille. Qua max vita e max tutto. E si va. Qua dov'è che ci ricolleghiamo? Qua addirittura cambio di location. Perché? Ah, giusto. Giusto. Qua ci andiamo dopo, però. Cioè, mi ero scordato quella location. Prima finiamo le caverne qua per oggi. Ma sto tirapugni, per curiosità, quanto fa sto tirapugni? Niente, tirapugni e borchiato di ferro, una sola.
tutti così silenziosi. Se avete delle domande, io sono molto contento di rispondere. Sì, qua c'erano diversi. La manita muscaria lì e un altro shiitake. Sì, dall'altra parte bisogna avere la famosa, il famoso boccaglio. No, il cash lo voglio. Quel che è successo? Umber. Ah, c'è il ferryman, il caronte della situa. Qua c'è un altro cambio di location. Ah, qua vi dico dove andiamo. Guardate un po' dove abbiamo visto prima dai tritoni, no? Da qua, no? Per farvi capire, all'inizio del gioco. Welcome aboard, O Prince. Shall I guide thee across the river? Però se cado è un problema. Però infatti io, a parte che sono in forma pipistrello, potevo già farlo senza di lui. Che figata, grazie mille amico. Pensavo ci volesse la tessera per lui, perché... Ah, forse me la dà lui e dopo, non so, me la dà lui adesso. Perché prima c'era un molo similare, sai che non mi ricordo. Ecco, ah no, questo è il boccaglio. Statua traitore. Ah no, mi fa ancora male l'acqua. E allora cos'è che faceva questa? Evoca il targhettatore. Ah, ok. E allora posso evocarlo in quella parte lì. Questo dava mille soldi. Forse anche di più. Mi sa che adesso che abbiamo l'evoca tritone lì, cioè questa pietra qui, no? Posso andare dove si era rotto. Quindi abbiamo già fatto in pratica. Dove era quella zona lì? Oh, la cotta antighiaccio. Comunque, se non siamo in luck mode, tutti questi drop sono tutti mega rari. Si va su, lì ci sono delle scarpe. Ok, direi che dopo questa esplorazione potrei anche salvare. Perché dopo andiamo a prendere l'ultimo anello e andiamo verso il vero finale. E ci saranno delle surprise. Per chi non sa, e non perché non sarà finita qui, manca ancora un sacco di roba divertente. Ah no, qua è... Vabbè, a parte che dobbiamo fare sta location qui, no, infatti se dopo andiamo di sotto. Perché mi sa che è proprio lì che si prende il boccaglio, non sotto sotto, dico... Adesso che possiamo chiamare... il nostro amichetto.
dopo tutto questo possiamo esplorarlo. Ah, lì ci sono i tonfa, vabbè. Eccolo, dove ci porta lui? Destiny awaits, oh prince. Questo comunque non è un posto obbligatorio. C'ho una paura. Dai, 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 dai. Grazie, amico. Esatto, il boccaglio. Oh, questo è l'oggetto più figo che c'è, perché non è obbligatorio. E molti lo saltano mentre fanno le run. Ultimamente ho visto una run di uno che non c'era mai giocato. E niente, l'ha saltato tutto questo. No, ma io vado giù, amico mio. Mi faccio tutta la parte giù. Perché poi sarà fondamentale questo dopo, eh. Posso trasformarmi? No, posso solo essere Alucard. Quanto sono contento che oggi abbiamo fatto sta parte qui. Col boccaglio pure, oh. Penso che adesso abbiamo tutto quello che ci serve per fare tutto, praticamente. L'Oni ce l'abbiamo presa. Oh. Max vita, max tutto. Il tirapugni, che ne abbiamo droppati 100.000 fino adesso. Let's fucking go. Comunque da come abbiamo iniziato a come siamo adesso è tutta un'altra cosa, perché sta run, come dicevo, inizia super difficile, perché avevamo veramente poche statistiche. Oh, salviamo. Perfetto. E possiamo andare già nella nuova location. Ma prima di andarci andiamo nella cascata. Finiamo di ripulire un attimo lì. E poi andiamo lì. Come si chiamava quella location? Già mi sono scordato. Perché lì c'è un altro boss abbastanza easy. Tutto quello per prendere i tonfa, che non sono neanche tutta sta potenza. Testa di pesce o testa di... Oh, ma perché... Ah, in un ciaco, a me erano dei tonfa, vediamo come sono fatti. A due mani, due colpi in uno. A parte che sono dei tonfa. Sì, ma sono scarsi i rabiti, dai, per favore.
con stemma a cuore. Eccolo qua. Perfetto, guarda come stiamo pulendo tutta la location. Poi dopo dov'è che si scendeva? Ah, lì vicino, quindi ci sta. Facciamo subito. E ci saranno anche delle cose interessanti, spero. Quanto caspita è forte l'asta scudo, però, eh. Tutti i potenziamenti strautili. Che qua senza il boccaglio, a parte che ti infliggi danno, e poi non ti puoi muovere così liberamente nell'acqua. No, qua è dove dobbiamo andare dopo. Cioè, ormai mi infliggono tutti uno. E mi pare strano che già con questi equip siamo messi così bene. Ma che livello siamo, scusa? Livello 25. Ma... una roba giusta. Pentagramma. Stivali magici, cosa fanno? No, aspetta, è una reliquia. Cavolo, abbiamo preso tutto, ci mancano un po' di spiritelli. No, non è una reliquia, stivale. È tipo... qua. Più alti con discrezione. Ah, che ti fa diventare un po' più alto, ma non ho capito. E vabbè, niente. Ma non so cosa servono, eh. E per fortuna che abbiamo già preso il sonar, perché dopo ci servirà. Perfetto, ripuliamo proprio quei scacchetti là e ci siamo. Perché sicuramente ci sarà qualcosa. Quanti soldi ci abbiamo? 11.000. Possiamo comprare quello lì, il mantello che cambia colore in base alle nostre preferenze. Il mantello di Joseph. Ah, qua mi fa salire pure a me, pensavo solo al ferryman. Qua c'è qualcosa? Pesce killer, oh, fortissimo, è lui. Quanta vita ci aveva? Ma perché? È un boss segreto. C'ho una mezzo ricordo di sta roba, ma quindi cosa fa sto pesce killer? Ma tipo se è già respawnato da qua, fa vedere? No. Era qua il denaro potente? Sì. Ah, 2000 era, mica cazzi. Luparte, lo sapevo, mi dispiace, non volevo. Saliamo qua e torniamo nella nuova location e poi ci salutiamo proprio in perfetto orario, perché
21 e 18, io avevo cominciato a 20 o qualcosa del genere. Spettacolare. Una run così perfetta. C'è un'inerzia stranissima. No. Ah, vedo che puoi anche po'. Oh, su, giù. Perché? Qua dice che non abbiamo esplorato bene. E tanto più di così come facciamo? Niente, non ce l'ha voluto Dago lo scacchetto. Ma perché non ce lo dà? Sto praticamente attaccato. Vedi che c'è un segreto? Come pare. Ah no, ce l'ha dato adesso. Oh, bello che posso. Ah, è vero, con questa mossa che si faceva puoi saltare su le cose. Va bene. Un altro tirapugni. For the winner. Sì, dobbiamo scendere qua e salviamo nella nuova location. Qua c'è il boss, neanche a dirlo. E qua c'è il salvataggio. Oh, ottimo! Grazie mille a tutti. Vado a cena finalmente. Grazie per chi c'è stato. Anzi, grazie per chi c'è stato e chi ci sarà. E ci vediamo alla prossima parte della Luck Mode. Abbiamo salvato, sì. E niente, ci vediamo alla prossima. E bom, grazie di tutto.